Ciao a tutti, sono Arne e queste sono le mie video lezioni su come imparare il violino. Mi raccomando, lasciate un like e se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere le novità. Cominciamo! Bene, se la volta scorsa abbiamo visto l'uso del primo dito e delle corde vuote, questa volta tocca al secondo dito. Pertanto, vediamo subito come lo si può applicare. Per l'uso del secondo dito dobbiamo stare pressoché attenti a far cadere il dito, così come anche nel primo, in maniera spontanea sulla nostra tastiera del violino. Quindi, come facciamo a sapere se il posizionamento del nostro secondo dito è per lo più esatto? Dico per lo più esatto perché appunto sul violino, non avendo riferimenti, non potremmo mai sapere all'inizio se il nostro dito è stato posizionato al 100% correttamente, perché questa è una tecnica che si acquisisce man mano con il tempo e con la pratica. Dunque, ritornando alla posizione del nostro dito, dobbiamo prendere il secondo, appunto, e metterlo in maniera naturale sulla nostra tastiera, stando attenti a non farlo allontanare troppo, quindi a non stenderlo, ma nemmeno a non appiccicarlo al nostro primo dito. Come vedete nell'immagine, cerco di farvi vedere il posizionamento giusto del dito con le strisce verdi e il posizionamento sbagliato con le strisce rosse. Come sempre, dunque, afferrata la teoria, possiamo passare alla pratica. Come la volta scorsa, vi ho preparato tre esercizi di tre differenti difficoltà, dove appunto nei primi due vi ho contrassegnato la diteggiatura del nostro nuovo secondo dito, mentre nel terzo ve l'ho segnata parzialmente solo su alcune note che magari prima non avete affrontato. Per quanto riguarda la figurazione musicale, anche qui troviamo le tre differenti figure, appunto, che sono la semibreve, la minima e la semiminima, ovvero note dalla durata di 4 quarti, 2 quarti e da un quarto, che suoneremo con tutto l'arco, quelle da 4 quarti e da 2 quarti, e con metà dell'arco, quelle da un quarto. Dunque, andremo a suonare in questo modo. Mi raccomando, sotto tempo, non correte, e prestate attenzione alla diteggiatura e alla durata delle note e alla suddivisione di esse nell'arco. Bene, noi per oggi abbiamo finito. Voglio ricordarvi di visitare il mio canale dove potete trovare le playlist degli esercizi che affrontiamo di volta in volta, quindi mini brani dotati di basi musicali e spartiti che potete anche scaricare dal mio sito web con il link che trovate in descrizione. Se non l'avete fatto, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, studiate!